Allora, innanzitutto Edo, io vorrei partire proprio dalla tua esperienza. Tu sei nato come filosofo e poi ti sei avvicinato all'education marketing. Mi racconti un po' come è iniziata questa cosa? Beh, come tutte le cose, diciamo, sono frutto di peripezie varie, di coincidenze e in linea di massima, ecco, il ricordo così nitido forse non c'è, nel senso che sì, io ho una formazione da filosofia, diciamo, e per varie questioni, diciamo, io mi conosco con Matteo, che è il mio socio, e l'altro socio Andrea, che conoscerai più tardi, da diversi anni, e a un certo punto avevamo deciso di approfittare di un bando europeo per di quelli che andavano, diciamo, agli inizi degli anni 2000, per l'imprenditoria giovane, per lanciare una startup. Che in realtà aveva come core business principale una cosa che non c'entra niente con quello che facciamo oggi, come spesso accade, che era, diciamo così, un portale che collegasse le attività turistiche con i lavoratori stagionali che lavorano, ad esempio, negli alberghi o insomma, nei ristoranti, eccetera, eccetera. Era una specie di, non lo so, LinkedIn anteriter. E vabbè, questo progetto poi, per varie motivazioni, non è andato in porto, nel senso che l'abbiamo portato avanti fino a un certo punto, poi ci siamo resi conto che c'erano delle problematiche che non potevamo affrontare. Nel mentre, ci siamo comunque, abbiamo cominciato a specializzarci in digital marketing. Erano gli anni in cui nascevano, insomma, tutte le piattaforme, sia di social che di advertising, Google, eccetera, eccetera. E quindi siamo stati tra i primi, diciamo così, in Italia ad avere a che fare con questo tipo di situazioni. Matteo ha dei contatti abbastanza importanti dal punto di vista familiare negli Stati Uniti, aveva delle esperienze di parenti, insomma, che lavoravano nell'ambiente, nell'ambito dell'education marketing, e per anche qua varie vicissitudini abbiamo cominciato a esplorare il campo, anche, non ti dico, con grossa facilità, perché in Italia comunque era è un campo abbastanza difficile da gestire e molto Perché per frammentato. te? Perché secondo te? Bah, in linea di massima, beh, partiamo dal presupposto che già il sistema è vero che è così anche nel resto del mondo, cioè c'è l'istituzionale, quindi lo statale, il privato, però c'è, diciamo, c'è un'attitudine minore a investire, prima di tutto, se pensiamo agli Stati Uniti il comparto education, non so oggi, ma sicuramente fino a poco tempo fa era il secondo o il terzo comparto dal punto di vista del fatturato. Lì ci sono tutte le questioni del founding, insomma, si tirano su barcate di soldi, è un mercato strutturato in maniera diversa. Sicuramente l'Italia, diciamo così, ha sempre tenuto il proprio comparto formativo e l'istruzione legato principalmente, anche giustamente, alla docenza, alla formazione, senza uscire molto da quel torre d'avorio, mettiamola così, non si offenda nessuno, in cui comunque ci piace stare in quanto accademici, docenti, eccetera, eccetera, che significa fondamentalmente fregarsene della comunicazione, fregarsene del marketing, fregarsene anche banalmente di come si evolvono gli servizi agli studenti e tutto questo, queste cose che girano intorno al core, che è la didattica, ma che fondamentalmente fanno l'intera esperienza con una scuola, con una realtà formativa. Quando tu eri uno Quindi studente ti stava stretta questa cosa. ma
In realtà, quando io ero uno studente, non mi sono mai messo più di tanto a riflettere su come erano strutturate le cose. Sicuramente posso dire che la mia esperienza universitaria è stata abbastanza frammentata per motivi personali e altro, per cui ho seguito i primi anni e poi dopo ho quasi sempre fatto percorsi da non frequentante, quindi che a filosofia ai tempi voleva dire studiare 8 libri in più, era un massacro. Però in linea di massima penso che l'università sicuramente è un centro d'aggregazione, per cui certe cose puoi essere indipendente, trovarti con altre persone, ma fregartene fondamentalmente di come la struttura gestisce le cose, oppure effettivamente l'università ti dà anche la possibilità magari di aggregarti e cercare di mettere in discussione alcune cose. Sicuramente questo tipo di cose però difficilmente arrivano poi ai piani alti o vengono poi prese in considerazione. Poi non parliamo adesso di tutte le riforme che ci sono state negli anni 2000 che hanno creato scompensi vari sia dal punto di vista del post diploma che anche del liceo. Però in generale penso che oggi ci sia sicuramente un altro approccio, cioè io vedo negli ultimi 2 o 3 anni, ma forse anche 3 o 4, che le scuole in generale, parlo sia delle private che ovviamente sono un po' più avanti da questo punto di vista perché ne hanno la necessità fisiologica di stare sul mercato e fare iscritti, altrimenti chiudono, ma anche le statali, che per altri motivi sono spinte comunque alla competizione, danno più attenzione al marketing e alla comunicazione, tanto che noi, che ci chiamiamo Education Marketing Italia come brand, abbiamo comunque oggi meno paura di utilizzare la parola marketing quando parliamo con le scuole, mentre prima dovevi parlare in generale di comunicazione. Perché appena sentivano la parola marketing, sbiancavano e cominciavano a lanciarti degli strali, perché comunque l'istruzione e la formazione non si vendono. Che vabbè, chiaramente per chiunque abbia un minimo di interesse e oggi si trovi su qualche piattaforma social, sa che è l'esatto contrario, perché ormai la qualunque cerca di venderti qualsiasi tipo di corso online e non attraverso le piattaforme tipo Facebook, Meta, insomma. Ma come mai secondo te questo termine marketing è sempre stato visto in maniera disforica, cioè con un'assiologia negativa? Perché è sempre stato connotato in questa maniera e mai in maniera anche etica, volendo? Beh, questa è una bella domanda, nel senso che sicuramente il lato etico del marketing è qualcosa che non, in Italia sicuramente non esiste, cioè nel senso che è un concetto che proprio, a parte alcuni rarissimi casi, non è neanche mai stato sviluppato dal punto di vista proprio della comunicazione con l'esterno. Fondamentalmente, per quanto riguarda il nostro mercato, è una questione proprio di percezione, cioè il marketing è quella cosa che serve a ingannare le persone per vendergli qualcosa. Questo è il concetto che in linea di massima tutti abbiamo. Buona parte delle persone hanno, in generale, nonostante siano immerse tutto il giorno nella loro vita nel marketing, ne subiscano inconsciamente le dinamiche e non se ne rendano conto, quindi lo prendono per una cosa naturale, ma quando poi devi affrontare il discorso dal punto di vista loro, personale, di business, diciamo così, a quel punto diventa: sì, ma io non sono un marchettaro, no? Io il mio corso è buono così com'è, la gente dovrebbe venire perché faccio buona didattica, perché il mio corso è avanzato, perché sono innovativo, tutte queste cose qua. Che chiaramente uno dice: bene, ma tu hai tutte queste cose, ma chi le sa? Cioè, le sai solo tu, senza la comunicazione e senza il marketing che collega i numeri alla tua comunicazione, difficilmente potrai tra un po' erogare il tuo corso, perché se non hai iscritti non vai avanti, così come anche
portarti in casa delle persone, degli studenti da formare che siano in linea con quello che sono i tuoi valori e quello che vuoi insegnare. Perché fondamentalmente anche qua fare marketing e comunicazione non vuol dire attirare, cioè può voler dire anche attirare, prendere le reti, buttare le reti, tirare sotto i pesci che vuoi. Però per quello che pensiamo noi, come la vediamo noi, vuol dire anche trovare le persone giuste per la tua offerta, non la qualunque. Cioè a me non interessa che un mio cliente, la scuola X o la scuola Y, possano riempire le classi di persone che poi non sono adatte al loro corso. E per trovare un buon match tra l'offerta e la domanda, hai bisogno comunque di fare analisi, di tirare fuori quelli che sono i tuoi punti di forza, di capire chi sono coloro a cui ti riferisci, e tutto questo è marketing. Certo. Quando lo Ma spieghi un po' scusami se ti meglio, interrompevo. Tra l'altro mi vai, vai. veniva in mente che sulle tue piattaforme voi parlavate, oltre che di business strategy in questo senso, anche di enrollment management, no? Quindi proprio per capire anche chi deve usufruire di un certo servizio. Assolutamente, beh, ma anche qua tu considera che fondamentalmente, almeno per quella che è la nostra esperienza, poi se parliamo di università molto strutturate è un altro conto perché comunque c'è tutto un sistema di un certo tipo, però se parliamo di realtà un po' più piccole, sia post diploma che anche della scuola dell'obbligo, comunque spesso non c'è un reparto ben strutturato che si occupa delle admission. Cioè, spesso questa cosa noi la ritroviamo più facilmente in quelle che sono le esperienze delle scuole internazionali in Italia o delle scuole bilingue, insomma, questo tipo di realtà che comunque hanno già un impianto un po' più anglosassone nella loro DNA e quindi sanno che avere un reparto dedicato alle ammissioni che funzioni in modo da poter sia parlare con le persone che dare indicazioni, che dare informazioni in maniera dettagliata, specifica, personalizzata fa la differenza rispetto a che la segreteria, appunto, perché poi molte volte è la segreteria, appunto, quindi coloro che le persone che gestiscono in generale una quantità di cose diverse, ma invece l'enrollment in sé ha bisogno di persone riconoscibili che siano in grado di parlare con altre persone, soprattutto nella formazione, cioè non stiamo vendendo scarpe, stiamo vendendo formazione, educazione, istruzione. Certo, quindi questa diciamo è un po' la base della vostra idea. Senti, e invece per quanto riguarda, facciamo un passo indietro, quindi stavamo dicendo che nel 2008 voi avete vinto questo bando, giusto? In Lombardia, che però è ancora differente da quello che poi si è sviluppato in precedenza. Quindi qual è stato il momento in cui avete capito che potevate switchare? Nello specifico, diciamo, noi abbiamo avuto un'esperienza iniziale con una scuola che è tuttora nostro cliente, con la quale abbiamo avuto un ottimo successo il primo anno di campagne. E andando avanti nel tempo, mantenendo questo cliente e chiaramente sviluppando su altri clienti, nello specifico più che altro il digital marketing al tempo, quindi su altri settori comunque, ci siamo resi conto che l'esperienza che serviva verticale sull'education non esisteva nel mercato, c'era qualcosa che in Italia non esisteva e che comunque aveva come base aveva bisogno di avere un'esperienza proprio con la tipologia di materia con cui ha a che fare. Faccio un esempio che poi è anche uno dei core del nostro business, l'Open Day. Una volta l'Open Day si faceva sì, si faceva no, era una cosa un po' così, no? La giornata aperta, ad esempio, ancora tuttora succede anche così in molte scuole pubbliche, però era la classica giornata in cui le porte sono aperte a tutti,
vieni, non lo so, ti do il volantino, magari ci sono due attività, chi lo sa, e finisce qua la cosa. La strutturazione di un evento che sia un evento di orientamento che preveda comunque tutta una serie di preparazioni per fare in modo che questo evento poi sia utile alle persone che vengono, sia una bella esperienza per le persone che vengono e di conseguenza che proietti anche un'immagine di un certo tipo sulla tua scuola, perché stai invitando le persone in casa tua e comunque le persone proietteranno l'esperienza che hanno durante quel tempo che passano da te su tutto quello che sono i tuoi servizi in generale. E poi trasformare queste persone che sono venute il più possibile in iscritti è qualcosa che noi abbiamo sviluppato agli inizi, proprio forse intuendo, non lo so, anche masticando informazioni dagli Stati Uniti, eccetera, che fosse un perno di una strategia di marketing per la formazione, quindi abbiamo molto investito tempo e ragionamento su come fare, abbiamo fatto tanti esperimenti, chiaramente con i primi clienti che avevamo più che con quelli che abbiamo avuto dopo, nel senso che poi tutto questo si è sedimentato. Ovviamente noi non facciamo mai niente che rimane fermo lì dov'è. Ogni anno miglioriamo quello che stiamo facendo con qualunque cliente con cui seguiamo questo tipo di cose, però quello secondo me è stato un perno per dire ok, adesso noi abbiamo un know-how che effettivamente non c'è in giro, perché non cominciamo a comunicare in modo da dire noi facciamo questo in verticale? Non è stato facile, nel senso che appunto già per le problematiche prima e comunque per in generale per farsi conoscere e per avere la fiducia delle scuole. Niente di tutto ciò è facile, però ci abbiamo messo diversi anni e devo dire adesso è qualche anno che ci portiamo a casa le nostre soddisfazioni anche dal punto di vista così, diciamo, della riconoscibilità del fatto che comunque le scuole in un certo modo sanno che questa cosa è qualcosa che esiste, può funzionare e può fare del bene. Poi ognuno poi è libero ovviamente di decidere quello che vuole fare, però noi abbiamo un'offerta che adesso per le scuole è più comprensibile, anni fa forse lo era meno. Certo, Edo, ma riguardo proprio questo discorso, anche proprio sull'esempio degli Open Day, mi viene in mente che certi accorgimenti li possono fare benissimo anche delle scuole pubbliche, non soltanto quelle paritarie. Cioè, alcuni elementi di formazione che voi fornite anche gratuitamente sulle vostre piattaforme di Ask Consulting possono essere alla portata di tutti, non c'è bisogno di pagare cifre esorbitanti per fare questo. Quindi, nella tua esperienza, con chi è stato più facile comunicare questo tipo di esigenza? Beh, allora, chiaramente noi su questo punto, non so, forse adesso traspare un po' meno perché comunque abbiamo una struttura, anche solo parlando del sito web, molto più, importante di quella che avevamo anche solo 6 mesi fa, ma, diciamo così, l'Open Day per noi è sempre stato, come dicevi, un cardine e un cardine, di comunicazione anche rispetto appunto a tutta la realtà del mondo delle scuole statali e dell'istruzione pubblica, perché è ovvio, l'istruzione pubblica purtroppo per budget o per questioni burocratiche di vario genere è difficile da gestire dal punto di vista del marketing, è difficile riuscire a fare dei progetti continuativi con delle scuole che siano pubbliche. Dall'altro lato però noi ci abbiamo sempre tenuto sì, dobbiamo mangiare da un lato, ma dall'altro ci teniamo che il livello salga dal punto di vista globale. Certo. Ok, parliamo in Italia chiaramente, però quindi quello che ci siamo poi ritrovati a fare, sia un po' per strategia che un po' proprio per andare incontro a questa esigenza di comunque diffondere sapere, diffondere delle buone pratiche. Alla fine abbiamo deciso di creare un ebook che quest'anno abbiamo rieditato a maggio, quindi c'è una nuova edizione
aggiornata, diciamo, anche al post-pandemia, alle nuove pratiche che comunque le scuole hanno dovuto gioco forza imparare e che adesso possono mettere in pratica. Un ebook che è utilizzabile da tutti, perché poi nella scuola pubblica ci sono gli open day, c'è sempre qualcuno che se ne deve occupare. Solitamente sono dei docenti che fanno altre 10 cose, è sempre una cosa che viene fatta all'ultimo minuto. Ci sono tante cose a cui pensare. Noi abbiamo messo giù diciamo, è un libretto veloce di know-how su cosa fare, come farlo, anche cronologicamente, quello che ti serve fare per preparare un buon open day e poi per tirare delle conclusioni e poi per migliorare. Questa cosa poi l'abbiamo tradotta anche nel tempo in dei webinar, dove solitamente il mio collega Andrea, appunto, fa webinar in cui si spiegano un po' questi concetti e possiamo anche a quel punto interagire e parlare con le persone, che è sempre un bene. Abbiamo fatto negli anni anche diverse conferenze, interventi a fiere, didatta, eccetera, eccetera, in cui comunque si poteva parlare con magari 40, 50, 100 docenti che erano interessati all'argomento e quindi avere dei feedback. Pre-pandemia facevamo dei piccoli corsi con la carta docente, tutte cose che comunque andavano incontro sicuramente non al nostro fatturato, perché erano completamente gratuite o a costi irrisori. Io parlo solo di quelli della carta del docente, perché poi tutto il resto è gratis, proprio per cercare appunto di diffondere una pratica che può essere utile a tutti, che se serve solo un po' di impegno e del tempo, ma ti fa risparmiare poi del tempo qualora tu ne prendessi atto e applichi determinate cose, lo fai un anno, l'anno dopo puoi migliorare, devi farne molte meno, ecco. Chiaro, ma anche perché poi alla base di quello che voi fate c'è proprio questo aspetto di condivisione della conoscenza, il fatto che comunque tutti possano in qualche maniera contribuire a questo discorso. Quindi ecco, anche proprio dare pillole magari gratis, senza ricevere apparentemente nulla in cambio dagli altri, può essere importante in una fase di personal branding, anche di una vostra attività o delle vostre professionalità. Sì, questo, diciamo, tocchi un tasto dolente, nel senso che fondamentalmente noi siamo consci del potere del personal branding in generale. Siamo meno propensi proprio come attitudine personale a questo Sì. tipo di cose. Purtroppo, tra l'altro, tutti e tre i soci principali, quindi diciamo così, abbiamo un vulnus proprio di base su questa cosa, quindi cerchiamo sempre di fare delle cose che mettano davanti il brand alle persone e non viceversa, che è un po' un concetto forse datato, mettiamola così, perché ormai le persone oggi come oggi sono quelle che portano avanti i brand, è esattamente l'opposto. Però potenzialmente forse non abbiamo appunto questa attitudine e facciamo in modo di trovare sempre delle vie per non farlo, ecco. Tolto il fatto che comunque sono cose, come tu ben sai, che hanno, nonostante tu abbia un tuo sistema per tirare fuori, insomma, dei contenuti anche in maniera veloce, hanno bisogno di impegno, di tempo e spesso e volentieri ad oggi noi non siamo ancora in grado di dire dedico 8 ore del mio tempo a questo tipo di cose. Lo dedichiamo più volentieri a ricerca e sviluppo, che comunque è un mondo che non si ferma mai, e se tu rimani indietro anche solo di 6 mesi, puoi rischiare di prendere delle musate contro i muri, perché se c'è una cosa che non funziona più da un giorno con l'altro, tu devi avere già un'idea di cosa può funzionare subito dopo da sostituire, altrimenti c'hai un buco. E in quel buco si infilerà qualcun altro, purtroppo poi la competizione sta lì anche, ecco. Certo. E senti,
Io voglio sempre tornare un po' su quel discorso, sul fatto che comunque voi abbiate una formazione anche umanistica, quasi tutti voi di Host Consulting, quindi tu sei partito da filosofia, c'è cioè chi è partito da scienze della comunicazione, psicologia, però al tempo stesso siete riusciti a tradurre concetti che apparentemente possono sembrare un po' accademici in qualcosa di super, super pratico e super, come dire, non semplice nel senso riduttivo, nel senso che è più difficile della cosa, il fatto di semplificare qualcosa è veramente difficile in un'attività come la vostra. Quindi mi chiedo, pensa al te studente, ok? Tu puoi parlare col te studente e gli spieghi quello che hai fatto in questo momento, cosa cambierebbe il te studente dell'epoca? Allora, cioè se io dovessi spiegare al me studente dell'epoca cosa sto facendo o Cosa stai facendo e perché lo stai facendo e perché è utile proprio questa semplificazione per le professioni umanistiche? allora, in linea di massima ne convengo con te, cioè nel senso io che sono quello che si occupa principalmente dei contenuti con Giulia, che è, diciamo, la nostra brand manager, ma che si occupa parecchio di contenuti, presentation, design, del blog, eccetera, eccetera. In realtà quello che gestisce la parte contenuti sono io e ti confermo che comunque semplificare è la cosa più difficile al mondo, senza banalizzare, soprattutto parlando di cose che interessano fino a un certo punto il tuo target, o comunque le persone a cui parli. Ecco, parliamo di comunque in generale delle persone a cui parli. Spesso sono cose che non conoscono per niente e che magari potrebbero servire loro, ma hanno bisogno di qualcosa di masticabile, e questo qualcosa di masticabile io direi al me stesso di un tempo che le cose effettivamente sì, si può, cioè per semplificarle le cose comunque bisogna conoscerle, e per conoscerle sono due i modi: o le studi, e studiarle ad esempio in filosofia vuol dire tritare quintali di testi. Sì. Perché non è che c'è molto altro da fare, oppure le fai. E mi sento di dire che noi abbiamo dalla nostra la forza di sperimentare le cose, Sì. prima di tutto, e poi, chiaramente con una base teorica, ma poi di strutturare sopra una conoscenza che deriva dalla sperimentazione, dall'approfondimento degli argomenti. E questo magari non sempre, per carità, perché non dico che ci sia riuscito sempre in maniera egregia, però quando ci riesce fa la differenza, perché riesce a comunicare in una maniera molto più facile, anche togliendo, perché magari tu butti giù delle cose e poi togli, però sai che il cuore del contenuto ha senso perché l'hai interiorizzato, l'hai fatto tuo dall'esperienza. Purtroppo, per fortuna, cioè, nel senso, oggi come oggi, le nuove filosofie di didattica, diciamo, gli approcci educativi vanno un po' in quella direzione. Poi io non sono un esperto di questo tipo di cose, leggo un po' sicuramente, poi ho fatto esperienza, noi ci formiamo costantemente, anche se adesso magari un annetto e mezzo che corsi strutturati non ne faccio io, ad esempio, però sicuramente ricomincerò. Sperimentiamo anche quelle che sono i nuovi modi di approcciare direttamente le materie in maniera più pratica, in maniera più condivisa, Sì. in maniera peer-to-peer, cioè il fatto che comunque l'educazione e la formazione che avviene attraverso anche lo scambio di conoscenze tra pari o la Sì. creazione di progetti tra pari, queste cose qua, secondo me, anche in filosofia, ad esempio, sempre per tornare a quel peccato originale, potrebbero dare molto, che magari sono cose che vengono fatte ad alti livelli, nella ricerca, può darsi.
in cui si parlano adesso più facilmente gente, ricercatori di San Francisco con ricercatori, non lo so, di Milano, Bologna. Però, tolte tutte queste barriere, secondo me, quello che direi al me stesso di anni fa sarebbe: trova il modo di applicare in qualche maniera quello che stai studiando, che non vuol dire chiaramente, se stiamo parlando di pensiero, non vuol dire andare a lavorare di brugola, però vuol dire anche solo mettersi intorno a un tavolo e invece che fare la roba del leggi e ripassa con i tuoi, ripeti con i tuoi compagni di classe, struttura qualcosa che ti permetta di mettere mano ai concetti, rivederli, ristrutturarli, fare esempi, calarli, tirare fuori una visione di una persona rispetto a quella di un'altra. Cioè, tutte queste cose qua aiutano, secondo me, a poi farti introiettare le cose in maniera molto più forte, perché io, cioè, ho un'attitudine, me la porto dietro da filosofia. Ma di quello che ho studiato a filosofia mi ricordo poco niente, ok? Cioè, ormai sono passati 20 anni e a parte, diciamo, delle cose che mi hanno colpito nel profondo, tutto il resto rimane a livello di, non lo so, chiamiamolo inconscio, subconscio, insomma, è sapere che non è più sapere, cioè è una roba che io ho come modo di ragionare. Come attitudine ad approcciarmi a un testo, come attitudine ad approcciarmi a quello che ho intorno. Ma se mi chiedi cosa scrive Kierkegaard in Enter Eller, non te lo so dire, cioè, non mi ricordo assolutamente di che cosa parlava, ok? Certo. Ti ringrazio per ora.